Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questo clima di gioia diamo inizio alla nostra domenica, la Pasqua di ogni settimana, la quinta domenica di Pasqua per noi, la sesta domenica, anzi, per noi qui in questo momento. Come Gesù aveva promesso, lo sentiremo nel Vangelo dell'ultima cena come suo testamento, sarebbe il Paraclito, l'Avvocato, l'aiuto ad accompagnare poi i discepoli dopo la croce. E difatti la sera di quel giorno dopo i sabati Gesù appare mentre i discepoli erano ancora nel cenacolo, dona loro la pace e dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo. E noi questa sera non solo ascoltiamo la parola, ma consegniamo il dono dello Spirito come punto di arrivo del cammino battesimale a 8 ragazzi della nostra cappella musicale e per la prima volta 5 altri ragazzi della cappella musicale parteciperanno pienamente all'Eucaristia con la Santa Comunione. Questi doni che viviamo, li viviamo nella gioia della Pasqua, perché il Signore davvero è vivo in mezzo a noi. Cristo Signore risorto, alleluia, alleluia. Abbiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Sì, tu, o Dio, il nostro maestro interiore, guidaci sulla strada della giustizia e donandoci il desiderio di una vita più perfetta, rendi presente e perenne in noi la grazia del mistero pasquale. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre. La parola apostolica ci guidi a salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Parola di Dio. Scartata dai costruttori, ora è pietra angolare. La pietra scartata dai costruttori, ora è pietra angolare.
Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra Dicimi, Padre. La parola dell'Apostolo ci illumini e ci guidi sulla via della vita. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Carissimi amici, tutti, ma soprattutto voi ragazzi che vivete la liturgia del Duomo con il carisma musicale di partecipare alla nostra cappella musicale perché tutti possano godere della vostra musica e cantare al Signore in modo degno. Carissimi tutti, è una grande festa per noi, per tutti noi, perché oggi voi completate un cammino, quello battesimale, o nel mezzo di questo cammino ricevete per la prima volta il pane dell'Eucaristia come pane del cammino, proprio perché il vostro carisma musicale non è soltanto espressione di arte, intelligenza e capacità umana, ma è anche esperienza dello Spirito. Lo Spirito, la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci dà tante dimensioni di questa figura che è per noi Dio stesso, in quanto entra nella vita umana, nella storia umana, nella persona umana, che ha già in sé uno spirito della carne, della fisicità. Ma lo Spirito di Dio è un dono immensamente più grande. Le tre letture appunto ci presentano tante dimensioni che noi non possiamo sviluppare tutte insieme questa sera. Però ciascuna delle letture sottolinea un aspetto importante per la nostra vita. La pagina degli Atti è la terza volta che la leggiamo in questo periodo pasquale, nella settimana subito dopo Pasqua, nella prima domenica dopo Pasqua, la seconda domenica di Pasqua, e questa sera ancora quasi la conosciamo a memoria. Ma c'è in essa una sintesi dell'atteggiamento di Pietro e Giovanni davanti ai dotti del Sinedrio, agli scribi, ai dottori della legge, a coloro che sono maestri in Israele e rimangono in silenzio di fronte a un atteggiamento che Luca sintetizza in una parola molto paolina,
dipendente dall'apostolo Paolo, la parresia. Parresia è un termine greco che significa dire tutto, ma non perché si parla troppo, bensì riuscire a dire tutto lasciando stupiti e a bocca chiusa coloro che rimangono non solo stupiti, ma meravigliati che persone senza istruzioni, secondo le yeshivot giudaiche del tempo, persone semplici, sappiano andare al centro del problema. In nessun altro c'è salvezza se non in Gesù. Questo è tutto. C'è l'emblema, l'uomo guarito alla porta bella di fianco a loro, c'è la verità di tutta la scrittura in quella parola, c'è soprattutto il dire tutto della testimonianza, senza paura, perché lo spirito è spirito di coraggio, di forza. Mirare al centro delle cose, esprimendone il senso vero, che rimane. Così pure la pagina, brevissima citazione della prima lettera ai Corinzi di Paolo, dice un'altra dimensione dello spirito, che è quella di farci conoscere il pensiero del Signore. E qui l'apostolo gioca, parlando la lingua greca, su un'ambivalenza di quel Kyrios che noi usiamo tante volte nella liturgia, Kyrie eleison. Questo Signore, Kyrios, è anzitutto il nome del Dio dell'Esodo. In ebraico il nome inesprimibile si pronuncia appunto Adonai, cioè il mio Signore. Ma il nome inesprimibile, Kyrios, è anche il nome di Gesù, il Signore risorto. O Kyrios, il Signore risorto. Ecco, noi conosciamo il pensiero di Dio attraverso il pensiero di Gesù Signore. Noi guardiamo a Dio che non possiamo vedere. Nessuno ha mai visto Dio, nessuno lo vedrà mai prima di entrare dopo la morte nella dimensione di Dio. Nessuno lo può rappresentare dunque e poter vivere allora questo dialogo con Dio attraverso il Signore Gesù, come faceva anche il pittore, grande pittore Giotto, il quale quando doveva rappresentare il Dio, che non si può rappresentare, mai si può rappresentare, lo rappresentava col volto della tradizione attribuito a Gesù. Dalla Sindone in poi quel volto è rimasto come il paradigma, quasi la fotografia lasciata nella storia da Gesù di Nazareth. Ebbene, quel volto che è il pensiero di Dio stesso, noi lo conosciamo attraverso lo Spirito, perché voi fate scuola di religione, voi fate catechesi, c'è lo studio della teologia che è proprio la scienza che vuole capire, comprendere questo mistero di Dio, ma tutte queste salite, queste scalate verso la comprensione di Dio sarebbero impossibili se non fossero animate dalla esperienza che Dio versa nella nostra vita in tanti modi diversi: la bellezza del creato, l'amore e tutti gli altri sentimenti umani che attraversano i nostri rapporti, la costruzione di un mondo più umano, più giusto,
secondo il disegno di Dio. Tutto questo è un disegno che nasce dallo Spirito e noi abbiamo il pensiero di Cristo. Lo Spirito è il pensiero del Kyrios, il Dio irrappresentabile, del Kyrios, il crocifisso risorto, del Kyrios che è lo stesso Spirito riversato nei nostri cuori. E il Vangelo ci dice un'altra caratteristica di questo Spirito. Noi camminiamo nella vita, la nostra è una vita che attraversa tante situazioni e chissà quante situazioni potremmo immaginarci di difficoltà nell'attraversare questa vita. Gesù lo sa bene e dice ai suoi discepoli, prima di vederli fuggitivi davanti alla croce, prima del loro tradimento, nessuno è lì con Lui. Dice che tutta la nostra vita è accompagnata da un compagno di viaggio molto importante, che è lo Spirito e che Lui chiama il Paraclito. È un termine che abbiamo lasciato in greco perché dice tante cose diverse, ma dice soprattutto due aspetti. Paraclito è colui che aiuta un altro a camminare, a vedere, a capire. Paraclito è in un giudizio l'avvocato, colui che siede accanto all'imputato per difenderlo. Noi abbiamo il Paraclito. Questa sera lo consegniamo come forza a tutti i nostri amici che concludono il loro itinerario battesimale, ripetendo su di loro quel segno crismale, quella unzione con il sacro crisma che abbiamo già fatto il giorno del battesimo, ma oggi la ripetiamo con una coscienza e con una capacità di comprensione maggiore. Non abbiamo paura della nostra vita, non abbiamo paura di ciò che ci potrà accadere. Abbiamo con noi uno che è al nostro fianco come aiuto. Abbiamo con noi un avvocato capace di difenderci e abbiamo sempre bisogno, anche nella vita, di saggi e capaci avvocati. Tanto più abbiamo bisogno di questo Spirito. Carissimi amici, dunque, noi oggi viviamo un'Eucaristia tutta particolare, piena di gioia e di festa, ma soprattutto piena di quella comunicazione che Gesù aveva preannunciato ai Suoi prima della croce e poi subito dopo, la sera dopo i sabati, dopo quel sabato di silenzio, apparendo ai Suoi, Gesù dice, ecco, io vi consegno lo Spirito. Questo Spirito oggi lo consegniamo anche noi ai nostri cari amici che vivono il compimento del battesimo. Questo Spirito per molti di noi è una memoria che ormai ha attraversato quasi l'intera vita, perché l'anzianità che sta sulle nostre spalle ci fa ricordare più che non prevedere tanto di più, ma è sempre un prevedere. E noi preghiamo perché questo prevedere sia la previsione secondo quanto Dio stesso ha pensato su di noi. E voglio dirvi, il vostro carisma musicale che esprimete nelle nostre celebrazioni, alla luce di questo mistero dello Spirito, diventi davvero il vostro modo caratteristico di donarvi agli altri, di far capire anche agli altri la bellezza di un canto che non è semplicemente l'urlare la nostra voce, ma è invece modellare la nostra voce per esprimere l'inesprimibile mistero
di Dio stesso. Cari ragazzi, prima di ricevere il dono dello Spirito Santo con il sacramento della confermazione, siete chiamati a rinnovare le promesse che i vostri genitori, padrini e madrine hanno fatto il giorno del vostro battesimo. Ora siete voi stessi a ripetere questa confessione e a professare con tutti noi, popolo di Dio, la vostra adesione a Gesù, il Messia, il Salvatore e Signore. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ora, fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio nostro Padre per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi nella ricchezza dei suoi doni
e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. In un momento di silenzio, tutti adesso preghiamo per voi, ragazzi, e voi pregate gli uni per gli altri, perché quanto stiamo facendo sia la verità della nostra vita. E ora, imponendovi le mani, questo segno caratteristico del tempo di Gesù che gli apostoli stessi hanno usato per comunicare i ministeri gli uni con gli altri, insieme a Monsignor Gallo, che è stato vostro catechista e vi ha accompagnato in questa preparazione catechistica, imploriamo il dono dello Spirito. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Riccardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Leone, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Edoardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Corrado, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Daniele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ivan, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Samuele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Tommaso, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.
Ora, fratelli e sorelle carissimi, nella gioia di questo momento e della Pasqua, invochiamo il Signore crocifisso e risorto perché ci guidi lungo il cammino della nostra testimonianza quotidiana. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, glorificato dal Padre, la Chiesa ti riconosca e confessi a tutti noi che tu sei il crocifisso risorto, il vivente, che vince il peccato e la morte. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che rendi gloria al Padre, attraverso il tuo dono d'amore, ogni persona umana ti riconosca come figlio del Padre e salvatore di quanti si affidano alla tua grazia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, donaci ogni giorno il tuo Santo Spirito, perché ci renda autentici testimoni di te, in famiglia e nella vita sociale, nel lavoro e nella scuola. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, accompagna Riccardo, Daniele, Corrado, Edoardo, Ivan, Leone, Tommaso e Samuele, che con l'unzione dello Spirito Santo hanno completato il loro itinerario battesimale, e Winston, Dulen Flavio, Fabio, Thomas e Lorenzo, che ricevono per la prima volta l'Eucaristia. Fa che tutti possano vivere ogni giorno nella tua gioia il comandamento nuovo dell'amore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera. Continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
Donaci, o Padre, di rinnovare assiduamente la partecipazione a questi santi misteri, poiché ogni volta che si celebra con questa offerta la memoria del tuo Figlio immolato e risorto, rivive e si rende efficace l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E per cosa vuole è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Padre, e con più viva esultanza renderti grazie in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. A te egli ancora si offre e come nostro avvocato intercede per noi. Sacrificato sulla croce più non muore, ma con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella gioia della risurrezione, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua lode. Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo
si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'umanità che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo la cena, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati». Diede loro anche questo comando: «Ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo». Mistero della fede. Mistero che celebriamo, Padre, è obbedienza al comando di Cristo. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale. Uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, a Sant'Ambrogio e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. E per questi tuoi figli che dal tuo amore immenso hanno ricevuto l'effusione dello Spirito e nei quali oggi porti a compimento i misteri della salvezza. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia,
e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Nel Padre nostro abbiamo tutto il mistero di Dio che si rivela in Cristo Gesù per donarci il suo Spirito. E soprattutto, come richiesta, noi chiediamo il pane che viene dall'alto, non il pane quotidiano che dobbiamo procurarci noi con il nostro ingegno, ma quel pane di cui abbiamo bisogno ogni giorno per vivere senza cadere nella tentazione, sapendo di poter avere questa parresia, questa franchezza che hanno avuto gli stessi apostoli, sapendo di conoscere il pensiero di Dio in Cristo Gesù, sapendo di avere al nostro fianco l'avvocato che ci accompagna e ci aiuta nella vita. Così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, venga a noi e
Signore Gesù Cristo, anche oggi ci hai ripetuto: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
dice, sei intelligente, perché non riesci a fare la S come ho detto? Non si deve quasi sentire. Aspettate tutti i microfoni in tutta la cattedrale, questa S. Ho spiegato le prove, come si... Niente. Più forte di... Astrazione, zero. Il finale pianissimo e poi... Preghiamo, donaci, o Padre, di attingere vita e fortezza alla tua mensa di grazia. Conforma i nostri cuori al tuo volere ed esaudisci ogni giusto desiderio. Per Cristo nostro Signore. Siamo nati nel 1402 come cappella di Pueri Cantores e non si direbbe, portate molto bene la vostra età, anzi siete una fascia di luce e di speranza perché possiamo ancora crescere tanto. Grazie, approfitto di questa occasione per dire il grazie di tutto un anno di lavoro che continuerà ancora in questi prossimi mesi, prima delle vacanze, poi dopo le vacanze, anzi già preparando prima tutto il programma del dopo. Il vostro lavoro è molto prezioso e tutti noi ne godiamo, siamo contenti e soprattutto viviamo della gioia spirituale di vedere tutta la storia, in un certo senso, del nostro Duomo ripetersi di celebrazione in celebrazione, perché evocate, andate a riprendere, il vostro maestro va a trascrivere dal nostro archivio tutti i pezzi che di secolo in secolo si sono succeduti. Grazie. È il miglior modo per vivere insieme, ciascuno il proprio carisma, voi vivete il vostro. E buona domenica a tutti coloro che ci hanno seguito qui in persona, coloro che ci seguono anche da lontano con i vari mezzi di comunicazione. Quest'oggi è stata una messa eccezionale, ma ogni celebrazione è eccezionale nello spirito. Vogliamo che sia proprio così. Ricordo che giovedì per noi in rito ambrosiano è festa dell'Ascensione, comunque, anche se si lavora, anche se non è una festa civile, è però festa dell'Ascensione. È un modo per abituarci a un mondo plurale dove non tutte le feste sono anche civili e dove talvolta le feste religiose capitano in giorni lavorativi. Dobbiamo abituarci ad essere indipendenti dal calendario civile. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Amen.